E poi la scena finale, Dio, ne vogliamo parlare? Quando lui dice a lei che non può amarla e nel frattempo alle loro spalle un tizio qualunque si trasforma in un porcospino zombie mutante alto 2 metri che presagisce un sequel. Penso di non aver mai desiderato tanto di vedere il seguito di un film. Sai mica quanto lo fanno? Non lo fanno. Il regista si è sparato in testa 2 mesi dopo la fine delle riprese. Vieni, Braschi. Allora, com'è? Mai stato meglio. O come cazzo parli? Non farci caso. Solo un po' di rinite acuta. È stato bello e intenso, ma tra noi non può durare. Siamo troppo diversi. Ora devo andare, ma non ti dimenticherò mai. Ci va un caffè, Braschi? Perché no? Vai, ora va là a prendere. Sei morto, frusciante! Cosa fai, Braschi? Cosa sei scemo? Ciao, Fede, allora? Ma che diavolo? Non fare una mossa, Braschi, o il frusciante muore! Non così in fretta, amico. Il mio padrone aveva previsto tutto, per questo ha studiato un piano B. Il tuo padrone? Ma di chi stai parlando? Che giornata di merda! Fede, Fede, stai bene? Poi è botta. C'è solo un uomo che potrebbe concludere un regolamento di conti con un'esplosione. Che cosa volete? Soldi, soldi, posso darveli quanti ne volete? Noi non vogliamo i tuoi soldi. Hai mandato un me malvagio per uccidere il frusciante, ma ti è andata male. Un te malvagio? Dal futuro? Non so se ti ha detto che veniva dal futuro. No. Non veniva dal futuro. Sentite, voi due mi piacete. Io guardo tutti i vostri video, persino quelli in cui parlate male di me e dei miei film. Quindi non sei tu che vuoi farci fuori? Ma mai in questa vita. Voglio dirvi una cosa. I Transformers, le sceneggiature orribili, gli effetti speciali incasinati, non sono io che decido. Io non volevo proprio averci a che fare con quella roba. Mi hanno costretto. Chi? Se ve lo dico, sono un uomo morto. Sei un uomo morto se non ce lo dici. E va bene. Spielberg, è lui che decide tutto. È sua l'idea dei Transformers ed è lui ad aver mandato un te malvagio dal futuro per uccidervi. Non veniva dal futuro. Basta così adesso. Braschi e frusciante, ma che bella sorpresa. Perché ce l'hai tanto con noi? Per chi lavori, maledetto. Parla. Per una persona molto influente. Crepate, bastardi! Casa, casa e di telefono, casa! E tu? Cosa? Io non c'entro niente, signore! Tu mi hai deluso per l'ultima volta, Bane! No, 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 aspetti, no! Chi potrebbe essere questa persona influente, Fede? Ma so un cazzo, Braschi. Però c'è una persona qui a Los Angeles che potrebbe darci una mano. E chi? Allora, di che stiamo parlando? Donne? Hashish? Marijuana? Se vi servono soldi non posso proprio aiutarvi, spiacente. Creditori e fisco mi stanno alle costole. Chi è che ci vuole vedere morti, Murray? E io che ne so? Qualcuno ha mandato un me malvagio per farci la pelle, ma sul più bello si è fatto esplodere. Un te malvagio? Un cyborg. E va bene, state a sentire.
Il vostro arrivo in città non è passato inosservato. Qualcuno ce l'ha con voi e ce l'ha con voi a morte. Ma davvero? Già. Ma visto che ci lega una profonda amicizia, vi voglio aiutare. Dovete andare a Dagobah. Dagobah? E incontrare Yoda, il maestro Jedi che insegnò a me. Vi sto prendendo per il culo. Uscite da qui, prendete la scala sul retro e aspettate un furgone. Non fate domande, prendetelo e basta. Per andare dove? Lontano da qui. Quindi sono ancora vivi? Sì, sono riusciti a scappare, Milord. Dannazione! Ma sappiamo dove sono diretti. Come fai ad esserne certo? Da quando hanno lasciato la villa di Bay, ho messo loro alle calcagna uno dei nostri uomini migliori. Chi? Tenetevi sulla strada, ragazzi, e guardatevi dalla luna. In bocca al lupo! Questa l'ho già sentita. Ma che razza di posto è questo? Un posto di merda! Ehi, voi due! Prendetevi per mano! Per mano? Ma per cosa? Fatelo e basta! Ok, e adesso? Dove cazzo siamo? In nessun luogo. E in tutti i luoghi allo stesso tempo. Che diavolo sei tu? Mi chiamano l'Arcano, ma non è importante chi sono, ma chi vuole togliervi di mezzo. Un antico demone assiro, un concentrato di male e rabbia. Un abisso di malvagità e... Ma che cazzo dici, Mattibui? Un Aether frusciante, il peggiore di tutti, il più pericoloso. Un Aether? Un'entità maligna che vive solo per distruggere te e tutti quelli che ti stanno attorno. E perché ce l'ha tanto con noi? Questo non mi è dato di saperlo, ma so dove si trova. E adesso che facciamo? Andiamo a prendere questo Aether e gli spacchiamo il culo. Non credo proprio, videotecari. Qualcosa mi dice che le vostre avventure finiscono qui. Mi dispiace, ragazzi. Cominciavate davvero a piacermi. Sei un mostro, Spielberg. L'ho sempre sospettato. Fate ciao con la manina al tenero ET. Saltate su, presto! Giusto in tempo. Avete conosciuto l'Arcano? Sì, sa chi vuole vederci morti. Per questo ha mandato me. Lavori per lui? Sì, ogni tanto, un contratto part-time, niente di definitivo. Tuo piccolo extraterrestre ha fallito miseramente. Mi dispiace, Milord, io non so come possa essere successo. L'Arcano. C'è lui dietro a tutto questo. Quindi mi sta dicendo, signore? Che saranno loro a venire al mio cospetto. Ma questa è una magnifica notizia. Già, ma tu non sei invitato. Il mio compito finisce qui, ragazzi. È stato un piacere. Cosa? Ci lasci qui in mezzo al deserto? E dove lo troviamo, questo Aether del cazzo? Chiedete a colui che sa. Ma non c'è anima viva nel raggio di chilometri. Tranquilli, lo troverete. Ci vediamo, belli. Che inculata. E adesso?
ma so una siga. Fede, guarda là! Ci scusi, lei è colui che sa? Mi sa che questo non capisce un cazzo. Che ti dicevo? Ci manda l'arcano. Siamo stati portati qui con un camper volante. Ha presente? Oh, Braschi, ci si leva di urne. Dobbiamo andare di là? Io dico di provare. Boh. Secondo me siamo arrivati. Sì, ma benvenuti dove? Non c'è un cazzo di intorno. Finalmente, i due videotecari più famosi del web nella mia umile dimora. Anche se non è la prima volta che ci vediamo, vero, Frusciante? Che vuoi dire? Cerca nei tuoi ricordi. Respira. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Perché ce l'hai tanto con noi? Quando vi ho trovato, ho visto un potere grezzo, indomito. E oltre a questo, qualcosa di veramente speciale. Scusate. Manipolare la mente. È questo che fate. Ma che cazzo dici? Noi non manipoliamo la mente di nessuno. Oh, sì, invece. Altrimenti come si spiega che fai adorare registi come Carpenter, Fulci, Baba, a scapito di maestri come Snyder? Insieme potremmo governare il web. Cosa? Tu adori Snyder, tu adori Bay, lo sappiamo tutti. No, che stai facendo? I tuoi vecchi idoli sono morti e sepolti. Dillo! Non lo dirò mai! Oh, sì che lo farai! Ha ragione lui, Fede. Cosa? I nostri idoli sono morti e sepolti. Ma che cazzo dici, Braschi? I film ormai sono solo film, nient'altro. Niente sceneggiatura, niente regia, solo intrattenimento. È questo che il pubblico vuole. Il vero cinema è morto. Esatto. Ma è compito nostro riportarlo in vita. And the Oscar for Best Actor in a Leading Role goes to... Oh, it's a big surprise. Francesco Braschi for Big Trouble. Cosa? Un fotogramma alla volta! Siete impazziti! Che cosa state facendo? Quello che sappiamo fare meglio. Consigliare film. Dove state andando? Ehi, tornate qui, balordi! Ci va un caffè, Fede? No, vai, Braschi, ho già bevuti 4. Scusa,
C'ha mia per film con quell'attore che ha fatto quell'altro film? Sì, ce l'ho, di là. Videodrom? Buonasera, Frusciante. Una nuova minaccia si profila all'orizzonte. La sua missione, se deciderà di accettarla, sarà quella di andare a fare in culo. Accetto.